Generalmente si ha la tendenza a credere che quando un uomo è al massimo della propria degradazione, sì, quando il dolore non ti risponde più e non sei neanche più capace di piangere, dicevo, si ha la tendenza a credere che solo una grossa rivoluzione, un cambiamento totale, sia il grande rimedio, sia l'unica possibilità per uscire dalla crisi. In realtà forse la natura umana è meno esigente. A volte può bastare un piccolo segnale, un suono, un odore, un presagio a ridarti un barlume di vita. Potrà sembrare superficialità, ma in un'alba, non so se è vero o immaginata, dato che l'ho chiuso in quella casa da giorni, nel silenzio di un'alba credo di aver sentito come il canto di un gallo, anzi ne sono sicuro. Ma è mai possibile che il canto di quel gallo mi abbia dato la forza per riprendermi da quell'interminabile assurdo delirio? Certo, basta poco per ricordarsi che esistono le ore, i giorni, la gente. Spalancai le finestre e non solo era una bellissima alba, ma un nuovo gallo più giovane e squillante annunciava l'inizio di un giorno finalmente diverso. Ecco, con un vigore imprevedibile mi libero di tutta la sporcizia accumulata sui pavimenti. Lavo, spolvero, strofino, ripulisco la casa da cima a fondo. Uno splendore. Vado in bagno. L'acqua della doccia, prima bollente, poi gelata, mi dà una serrata di nuova energia. Mi guardo allo specchio. Il corpo nudo diventa più bello e statuario, levigato dall'acqua che scivola sulla pelle. Dovrei lavarmi più spesso. Ecco, sono un'altra persona. Non so ancora bene perché faccio tutto questo, ma so che è da qui che bisogna incominciare. Fine dell'abbruttimento. Ho ancora un conto in sospeso con il grigio. Forse qualcosa c'è in mente. Infatti, senza neanche badare se lui aveva notato l'evidente trasformazione della mia personalità, infilo la porta e me ne vado. Ora è lui che sta pensando che l'ho abbandonato. Ti manco, vero? Non preoccuparti, non vado a tope. Ho ben altro da pensare. In un negozio tipo, non tipo ferramenta, una specie di hangar, un posto stranissimo, trovai degli artigiani, direi quasi degli artisti, con cui misi a punto il mio piano. Gli raccomandai di farmi un lavoro ben fatto, perfetto e soprattutto il più presto possibile. Bravissimi. Dopo qualche ora rientrai in casa con un grosso pacco, di cui non svelo il contenuto per non rovinare la suspense finale. Lui mi stava aspettando. Per non insospettirlo, feci finta di niente. Mi pare anche di aver fischiettato un motivetto. Ero sicuro che questo l'avrebbe innervosito. Infatti, poco dopo se ne andò. Devo approfittare della sua assenza. Non deve vedermi. Recupero le assi. 4, meglio 5. Le sistemo lungo i nostri consueti percorsi fino ai piedi della poltrona. È qui che lo aspetto. Attorno alla poltrona le assi proseguono, ma sono ricoperte del collante mordale, trasparente per mia fortuna. Accendo la lampada, scarto il pacco, ne deposito ad arte il misterioso contenuto sulla poltrona, eseguo gli ultimi veristici ritocchi e mi allontano. Prima di uscire, piazzo il videotape e do un ultimo sguardo al mio capolavoro. Una composizione iperrealista. Sulla poltrona, vera.
illuminata da una luce vera, con in mano un giornale vero. Ci sono io, finto, mi spiego meglio, una copia perfetta della mia persona, un doppio di me in cartapesta, con tanto di capelli umani, sopracciglia, ciglia e occhiali, i miei. Nella sua complessità il mio piano era elementare. Lui, che rassicurato dai miei percorsi e dalla mia presenza mi raggiungeva dovunque, non avrebbe certamente tardato a raggiungere i miei piedi, o meglio, i piedi del mascherone. In fondo era un animale. Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi. Io no. E questa volta non tanto perché dubitassi del mio piano, quanto perché non dormivo all'aperto dall'epoca degli scout. Le albe in campagna, l'ho già detto, sono molto belle, ma questa ancora di più. Apro la porta, lentissimo. La lampada è ancora accesa sulla mia coppia spettrale. Il giornale ha cambiato posizione e ondeggia leggermente. E ai miei piedi, eccolo lì, il grigio inchiodato, stecchito, incollato, il mio nemico. Vittoria, vittoria, ce l'ho fatta, sono libero. Saltavo per la stanza, ero felice, l'incubo era finito, avevo vinto. Improvvisai una specie di danza e correvo, correvo per la casa come un goleador che urla al pubblico la sua gioia. Aia! Poi con calma tornai da lui, o meglio dal caro estinto. E anche se non ho mai dato grande importanza alla tradizione dei funerali, quella volta mi sembrò giusto prepararlo con una certa cura. Fu una funzione semplice, ma sentita. Deposi la piccola salma in una scatola da scarpe e la ricoprì con un po' di terra. Per prudenza ci misi sopra una piccola croce. Non credo fosse cattolico, ma non si sa mai. Ora la casa è tornata ad essere quell'oasi che tanto avevo desiderato. Finalmente potrò lavorare in pace. Per un attimo, quasi istintivamente, do un'occhiata ai tubi. Non riesco a definire con esattezza il mio stato d'animo. Beh sì, certo, mi sento liberato, ma in qualche modo... Vabbè, fa niente. Mi rimetto alla scrivania. Chitarra, macchina da scrivere, videotape. Ah già che ho piazzato il videotape, voglio proprio vedere com'è andata, com'è che il poverino è caduto nella mia geniale imboscata. Ecco la stanza, questa volta l'immagine è bellissima. Dopo un po' lui entra in campo, adagio come sempre. Cammina sulle assi, avevo previsto, e arriva fino al punto limite del collante. Poi si ferma e torna indietro. Sparisce. Per un po' più niente. Maledizione. Schiaccio il bottone dell'avanti veloce. Ecco, esagerato, succede sempre così. L'immagine è già alla fine col topo morto. Riporto indietro velocemente. Ecco, buono qui. Eccolo. Ora lui appare al muro sul tubo, a circa 50 centimetri d'altezza, vicino alla poltrona. Già. Cammina adagissimo all'indietro. All'indietro? E perché? Sta trascinando coi denti qualcosa. Oh mamma! È un topo morto! Ma guarda, anche lui, il suo doppio!
la sua copia. Me lo scarica lì. Pum. Grigio, cosa credi di aver fatto, eh? Mascalzone, roditore di anime. Una bella mossa, non lo posso negare. Sei stato bravo, geniale. Ma non credere sia finita qui? Mi accorsi subito che il mio tono era molto cambiato. Sì, lo insultavo. Ma dietro le mie parole c'era come il piacere che lui ci fosse ancora. No, non il piacere. La necessità. La necessità di qualcuno, qualcosa che non faccia addormentare i tuoi dubbi, che non ti faccia riposare sulle tue presunte comode poltrone. Che strano. Improvvisamente avevo capito che affrontarlo e conviverci era come convivere con la vita, con me stesso, con gli altri. Avete mai visto le spalle di un uomo che cammina davanti a voi? Io le ho viste. Sono le spalle comuni di un uomo qualsiasi. Ma si prova una sensazione simile alla tenerezza. C'è tutta la normalità umana. La fatica quotidiana del capofamiglia che va al lavoro, i piaceri di cui è fatta, la sua precaria esistenza. Certo, tutto dentro la naturalezza di quelle spalle vestite. Quello che io ora provo per quell'uomo è una comprensione diretta, senza impegno, senza ideologie sociali. Attraverso quest'uomo li posso vedere tutti. Nessuno sa quello che fa, nessuno sa quello che vuole, nessuno sa quello che sa. Intelligenti, stupidi, che differenza c'è? Vecchi, giovani, certo, tutti della stessa età, uomini, donne, che vuoi che conti? Tentativi di persone che comunque esistono. Quell'uomo è tutto. Bisognerebbe essere capaci di trovare la consapevolezza e l'amore che dovrebbe avere un Dio che guarda.